autocensura, c'è una sola cura. Che bellezza! La seconda puntata di OnlyFan! Qua, direttamente dal Madison Square Garden di New York! Non siamo a New York! Ma non lo sanno a casa come è fatto, faglielo credere! Ah, vabbè, comunque, eccoci con una nuova puntata di... OnlyFan, il piacere della comicità sul 9, presentato dai... Pampers. Esatto, è dalla vera protagonista di questo show. La figura che porta sul palco grazia e sensualità. Colei che rappresenta la massima espressione del ritmo. Signore e signori, la colonnina del pulsantone. Brava! Pazzesca! Ma io! Guardate che curve! Che curve, stiamo scherzando! Elettra Lamborghini! E però c'è da dire... C'è da dire che anche la colonna del pulsantone ha un ruolo importante in questo programma. È vero, vado a ripetere perché per i pochi Yankees che ancora non lo sanno, Elettra, come funziona questa colonnina? Beh, certo, quando c'è un momento di imbarazzo, quando non sai cosa dire. Esatto. Premi il pulsante e parte un reggaeton. Esatto, parte il reggaeton, parte un twerk e passa la paura, insomma, esatto. No? È così che funziona. Sì, sembra proprio una bella trovata. Sì, grazie. Sarebbe grazie. Da brevettare questo pulsante nella vita, potrebbe tornare utile in un sacco di occasioni, tipo? Ad esempio. No? Beh, ad esempio, che ne so, un vigile ti ferma, ti chiede se hai bevuto. E vedi, vedi. Schiaccia lui perché sa di cosa parla. Esatto. Oppure magari sei in ascensore e dici: raga, ma cos'è sto odore? Certo. Cicalocca! Sì. Fate una foto che la voglio tenere come ricordo. Benissimo. Schiaffetti d'oro comunque. Schiaccia lui perché si sa di cosa parla. Esatto. Ad esempio, in ospedale sala parto: amore, ma perché nostro figlio assomiglia a Luca? Vedi, è facile. È molto semplice. Basta, non è che possiamo sfulettare tutto il tempo. Oppure un altro momento di imbarazzo: c'è da presentare il primo comico di questa sera e lo deve presentare Elettra, che non lo sa. No, caro, questa la so. La sai? Sì, siamo perché pronti, abbiamo vediamo. Qua Raul Cremona! Ma...